Buongiorno, io sono Paolo Montrasio e organizzo il meetup di Milano Chatbots, che è quello che sta organizzando, veicolato da CodeMotion, questo evento oggi. Abbiamo già tenuto due talk questa mattina e due questo pomeriggio, il primo quello di Marco Giuretti e poi questo che chiude la nostra giornata. Se poi vorrete vedere le slide, i video dei talk anche della mattina, vi iscrivete su meetup.com al gruppo Milano Chatbots e appena arriveranno online li vedrete, vi arriverà il messaggio. Allora, adesso avete appena finito di vedere un chatbot, diciamo vero, ovvero uno in cui si scrive del testo in italiano libero e che capisce quello che è stato scritto e risponde. Ci sono però anche altri modi di fare i chatbot. Quello che vi voglio far vedere è quello in cui si usa la tecnologia chatbot per fare praticamente una sostituzione un po' nuda e cruda delle app, che ha però, diciamo, dei vantaggi. Ad esempio, qualcuno di voi forse ha anni a sufficienza per ricordare il web nel 1994. Appariva sostanzialmente così. Adesso invece il web appare in questo modo, virtualmente indistinguibile dal desktop. Anzi, quello che è successo è che si è iniziato a fare prima le applicazioni web e poi portarle a desktop come ottimizzazione. Però web first. C'è stato tutto un percorso tecnologico che l'ha reso possibile, ma diciamo, non importa. Però quello che vi voglio far vedere è che sostanzialmente esiste questa regola, cioè il desktop sta al web come le app stanno ai chatbot. In che senso? Nel senso che quello che il web ha fatto al desktop, ovvero in parte sostituirlo, i bot lo possono fare anche alle app, però in parte, nel senso che comunque il desktop si continua ad usare. Prova ne è che ho un desktop aperto in questo momento con un'app nativa e le app su telefoni, su tablet si continueranno a usare, ma certe cose forse si riusciranno a fare, cioè si faranno solo e meglio con i bot. Allora, se vogliamo usare un bot come sostituzione delle app, così come il web in sostituzione al desktop, quando si è partiti, e si parte adesso, prima di tutto bisogna accettare che ci sarà meno funzionalità, sfortunatamente. Il web del 94, sostituto in parte del desktop, ma aveva meno funzionalità. C'è niente da fare. Però, questo era valido nel 94 ed è valido nel 2017, lo sviluppo è più rapido, in parte anche perché ci sono meno funzionalità, che rende più facile, no? Sviluppo più rapido, con meno costi, conseguenza anche della rapidità, la possibilità di raggiungere più utenti, anche perché non si devono installare nulla, hanno già tipicamente le chat dentro nei telefoni, e meno problemi di sviluppo, anche perché abbiamo la possibilità intanto di raggiungere più canali, sia il web, perché comunque i chatbot ci sono anche sul web, no? Il bot Messenger lo possiamo usare anche da web dentro una pagina Facebook. E abbiamo anche meno problemi perché ad esempio non dobbiamo sottostare ai processi di convalida degli update delle applicazioni di Apple piuttosto che di Google. Quindi noi possiamo modificare il nostro chatbot anche 10 volte al giorno e va subito, come esattamente un'applicazione web. Allora, il web però ha i browser. E tutti quelli che hanno sviluppato applicazioni web o le hanno usate, tutto sommato anche, sa che una delle preoccupazioni è quello di rendere le applicazioni cross browser, ovvero che funzionino su tutti i browser. Una volta era Internet Explorer, Netscape, poi ancora Explorer, Firefox, Chrome, adesso è prima Chrome e poi tutti gli altri, però sostanzialmente i browser si sono messi più o meno tutti d'accordo e c'è uno standard sull'HTML che permette di sviluppare in un colpo solo per tutti.
un'interfaccia web, questa è un po' un'enciclopedia dell'interfaccia web minimale, no? Dove ci sono un po' tutte le varie componenti, c'è il campo di testo, le checkbox, i radio button, i menu a scelta multipla, eccetera, 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 e anche le immagini. È un po' il linguaggio comune tra tutti i browser, è quello che si va ad utilizzare. I chatbot invece, sì, ci sono le varie applicazioni di chat, c'è Messenger, c'è WhatsApp che però non ha i bot, c'è Telegram, c'è Skype che ha i bot ma di cui nessuno più o meno li usa, e tante altre, però non ci sono standard sostanzialmente. Quindi quando voglio fare un'applicazione in un chatbot sono un po' nella condizione anche di dover decidere per quale chat farla. Però in realtà le varie chat hanno un subset comune, tipicamente, cioè ci sono alcuni elementi che sono comuni a tutti, banalmente il testo, tutte le chat hanno i messaggi di testo, da lì non si scappa. Allora, proviamo a vedere un po' Facebook Messenger. Beh, Facebook Messenger, andando a guardare proprio le cose più semplici, ha immagini. Quella è una galleria di immagini che si scorre facendo slide. Poi hanno pulsanti e menu, forse sono un po' slavati, qua non si vede benissimo, comunque aggiunge al carrello informazioni sono pulsanti di quell'immagine. Questa era una quick reply che poi è stata cliccata e è stata trasformata in testo. Anche quelli sono dei pulsanti. E poi nell'interfaccia c'è la possibilità di scrivere il testo e di caricare anche dei file. Quindi c'è la possibilità di allegare file sostanzialmente, di mandarli dal server. Guardiamo Telegram. L'interfaccia è diversa, però sostanzialmente ha gli stessi elementi. Ci sono pulsanti e menu che si presentano in un modo diverso ma funzionano allo stesso modo. Ci sono le immagini, c'è la possibilità del testo, di allegare dei file, anche Messenger ovviamente i link che si possono toccare e seguire per arrivare in una pagina web. Questo in pratica mette a disposizione un linguaggio comune tra tutte le chat, e anche le altre hanno questi elementi minimali, e di fatto ci permette di costruire delle app dentro la chat anche senza fare comprensione del testo, ma proprio meccanicamente, come si fanno le app mobili o i siti web o le applicazioni desktop. L'utente tocca qualcosa, clicca qualcosa sul desktop e succede una cosa. Allora, quando si tocca un pulsante, un menu, una quick reply, si dà un comando in Telegram, quelli producono dei testi fissi, cioè predeterminati da chi sviluppa, che arrivano tali e quali al chatbot e sono facili da elaborare di conseguenza. L'input di testo, quello in cui io scrivo, è equivalente a praticamente un form di ricerca in cui io scrivo qualcosa, premo il pulsante per dirgli cerca e lui fa qualcosa. Per esempio, questa è un'applicazione di monitoraggio delle vulnerabilità dell'applicazione software, chiede quali tecnologie vuoi tenere d'occhio, Node.js e JavaScript, invio dentro ovviamente il touchscreen e arriva al chatbot che fa la ricerca nel database, in questo caso gli manda le ultime vulnerabilità su quelle tecnologie tratte dal database e vulnerabilizzate. È una ricerca. Ah, ovviamente ci sono pulsanti da poter prendere. Questa non è una conversazione vera e propria, anche se sembra, ma è molto meccanica. Cioè non c'è dietro qualcosa che capisce con intelligenza artificiale cosa stava facendo l'utente, cioè è proprio guidata. Si può chiaramente aggiungere intelligenza, ovvero invece che guardare dei testi in cui ci aspettiamo il formato, possiamo anche fare qualcosa di più, ovvero possiamo riconoscere dei pattern. Ad esempio ci sono un paio di tecnologie, ChatScript e AML, che permettono di andare a guardare dentro il testo e cercare di capire cosa si fa. Oppure
questo invece più intelligenza, come quella di cui si parlava prima, che fa conversate, non a caso, natural language understanding, il significato di questa sigla NLU, che funziona molto bene in inglese, e sulle altre lingue, tra cui la nostra in italiano, un po' meno bene, perché semplicemente il corpus di informazioni su cui addestrare questi algoritmi di intelligenza artificiale è più ristretto, però ci sono aziende come questa che stanno ponendo rimedio. Una delle cose importanti quando si fa un chatbot che sia intelligente oppure meccanico come queste che vi sto proponendo è però provare l'interfaccia, come scorre dentro lo schermo del telefono che si va a usare. Perché? Perché è impossibile provarla sulla carta, cioè ci possiamo provare a metterli e disegnare sulla carta tutto il flusso dell'informazione, ma è la dimensione principale di una conversazione di un chatbot è quella temporale, non è quella visiva di un'interfaccia desktop, per esempio, dove posso mettere gli elementi sullo schermo, sul foglio di carta e capire se funziona o se non funziona. Quando diventa temporale è impossibile fare questo genere di ragionamenti. Per cui ci sono un po' di strumenti per farlo, prima di arrivare a scrivere il chatbot. C'è una società italiana che si chiama Bot Society, di cui ho maldestramente sbagliato il nome, Bot Society senza la O lì in mezzo, perdonatemi, che produce uno strumento di mock-up che permette di scrivere una conversazione in modo molto rapido e poi vederla scorrere dentro il simulatore del telefono. E questo vi assicuro che permette molto rapidamente di capire se quello che si avete in mente funziona oppure no. Infatti loro si vogliono proprio un po' come il Photoshop dei chatbot, Photoshop intendendo quello che il creativo usa per disegnare l'interfaccia e poi farla vedere a tutti gli altri. Se no ci sono anche delle aziende invece che hanno piattaforme di prototipizzazione rapida, ma anche di sviluppo rapido, più che prototipizzazione, come ChatFuel o FlowXO, con cui si scrive il chatbot e poi lo si mette subito direttamente su Facebook. Il mockup è più veloce ancora, però. E lì si capiscono cose, tipo se sta scorrendo via troppo rapidamente, quindi sembra innaturale, o se ci sono troppe cose che scrollano via e quindi poi si perderà il filo. Si riesce a calibrare bene qual è l'interazione. Questo è ChatFuel, invece, che permette di costruire l'interazione un blocchetto alla volta. E volendo anche questa la si può usare per scrivere applicazioni chat meccaniche. E questa invece è FlowXO, che è un'interfaccia di tipo diverso, con un flusso della conversazione a cui si attaccano tutte le varie fasi del dialogo. E poi vengono eseguite man mano che si passa e arriva una risposta dopo l'altra. Allora, l'architettura di un chatbot rispetto all'architettura web tradizionale in realtà è molto semplice. Allora, in un'architettura web tipicamente c'è il browser e qui abbiamo il telefono, che potrebbe di nuovo essere il browser perché il chatbot può stare dentro anche una pagina web. Se non vogliamo limitarci a una sola piattaforma, che sarebbe anche un peccato se facciamo un chatbot molto semplice da solo testo, immagini, pulsanti, tipicamente andremo su almeno un paio di piattaforme, che sono Facebook, Messenger, Telegram, che sono quelle più diffuse, a parte WhatsApp, che ancora appunto non fa bot. Per cui avremo un chatbot che deve uscire sia su Telegram sia su Messenger e poi deve però essere lavorato da un solo server che è il nostro, su cui gira l'intelligenza. Questi sono proprio i server di Telegram e di Messenger con cui il nostro server parla attraverso le API che mettono a disposizione. Quanti qua sono sufficientemente tecnici da sapere cos'è un API?
almeno metà. Ok, perfetto. Per gli altri le API sostanzialmente è il metodo che permette a due programmi di parlarsi, è un po' uno standard che uno dei due impone all'altro in realtà. Tipicamente lo impongono loro e gli altri si devono adeguare. Il server dove gira il chatbot può stare ovunque, esattamente come il server delle applicazioni web. C'è chi ormai in casa non se lo tiene più nessuno, c'è chi lo mette su Amazon, c'è chi lo mette su Google, chi su Azure, chi su delle VPS presso vari cloud provider, c'è chi proprio si gestisce la macchina, chi invece usa le varie lambda function dei vari provider. Detto, questa mattina avevamo avuto un talk su serverless di Luca Bianchi che aveva appunto parlato in parte anche di queste cose di deploy. E poi ci sono piattaforme specializzate come Chatfuel, FlowXO che permettono di creare il chatbot e gira presso di loro. E quindi non ci si deve preoccupare di nulla se non di programmare. Ma andando invece, supponiamo che ce lo programmiamo noi e ce lo gestiamo noi, sia che poi dopo lo mettiamo su Amazon, sia che ce lo teniamo su delle macchine che gestiamo noi. Cos'è, c'è un po' nel dettaglio di quella parte. Allora, esploso così. Chi non è tecnico magari dice io, gli altri. Allora, di qui abbiamo Telegram, abbiamo Messenger. In fondo di là ci sono le parti che abbiamo visto nell'intervento di prima, dove abbiamo la logica di elaborazione, i moduli di elaborazione del linguaggio, il database con i nostri dati, eccetera. In mezzo cosa abbiamo? Allora, ci sono vari modi di farlo. Uno di questi è prendere il formato con cui Telegram ci manda le informazioni o il formato con cui ce le manda Messenger, che sono diversi, uno strato di software che li traduce in un formato comune, lo mette magari, lo potrebbe mandare direttamente alla nostra logica, oppure se vogliamo avere un'architettura che scala, quindi può supportare molto traffico, lo mettiamo in una coda di messaggi da cui lo preleviamo, facciamo le nostre elaborazioni, costruiamo la risposta e lo buttiamo dall'altra parte e lo rimettiamo sulla coda, dicendo qui lui mi aveva fatto la conversazione venendo da Facebook e aveva premuto un pulsante e c'era scritto ok. Allora, in base alla conversazione, quell'ok significa che gli metto fuori questa immagine e il pulsante acquista. Questo strato lo mette sulla coda dicendo è per quell'utente che viene da Facebook, per cui Messenger lo prende, questo strato vede immagine, pulsante, acquista e lo traduce nel formato che poi Messenger di Facebook si aspetta, glielo manda e a lui arriva l'immagine con il pulsante acquista. Questa più o meno è l'architettura che si può utilizzare. E se si fanno delle cose semplici come solo testo, solo pulsanti, solo immagini, non è particolarmente complicato. E questa sostanzialmente era la fine della presentazione dei chatbot in sostituzione alle app. Solo un altro paio di slide per ricordarvi appunto il Meetup, il Milano Chatbots, che è un gruppo su Meetup, siamo sui 850 iscritti, di cui una cinquantina viene di solito ai vari meetup che facciamo una volta al mese. L'ultimo è stato giovedì scorso, il 13. Il prossimo sarà il 25 maggio e avrà quindi no upcoming meetups, non è più vera, è stato annunciato proprio ieri, sarà su chatbot utilizzati per procurare clienti, quindi chatbot per il marketing attivo, cioè per andare a trovare, non per gestire quelli che già ci sono. Se vi iscrivete poi vi arriveranno intanto le notifiche dei video e delle slide delle presentazioni di oggi e poi
gli annunci relativi alle nostre attività. E i video invece vanno sul canale YouTube, che potete anche andare, se andate su YouTube e cercate Milano Chatbots troverete i video di tutti i meetup precedenti, quindi settembre, ottobre, novembre, fino a quello di settimana scorsa che è già online. È solo questo. Grazie.